Notte delle stelle. Sotto una luna magica, una congiunzione di umano e divino fa da scenografia questo evento straordinario. Un luogo che crea comunità e invita a costruire un senso di appartenenza. Noi siamo normanni, bisantini, greci e notri, siamo le ginestre e il verde della Valle del Noce, ma anche il bianco del Sirino innevato. Siamo la terra antica dei lunghi silenzi, combattenti di battaglie sanguinose, terra di santi, di condottieri, di artisti, maestri. Terra di amicizia e di ospitalità, ma anche di nostalgia, punto di partenza per chi non è ritornato più, ma fondamenta indispensabile per la costruzione della memoria. Perché noi siamo la storia che ci ricordiamo, che attraversa il tempo e spazio. Siamo le storie che ci definiscono e ci rendono unici, anche se ogni tanto è necessario perdersi in altri luoghi, incontrare altre realtà, affrontare nuovi viaggi. Che la vita non ci passi accanto e ci trovi immobili ad aspettarla. Per diventare persone nuove bisogna rischiare, osare, prendere coraggio, bisogna non temere il giudizio degli altri e fare le cose che non avremmo mai pensato di fare, senza attendere che succeda qualcosa per caso, senza bisogno di sciogliere i nodi con le proprie radici. Il nodo è l'essenza di legami profondi e saldatura invisibile, ci tiene legati l'un l'altro, non è prigione. È la risposta alla nostra libertà. Stasera voi siete qui a ricordarci la bellezza di essere giovani nel luogo che vi ha visto nascere e crescere, e noi gioiamo con voi, ammirandovi perché avete deciso di essere nell'esserci, nel dovere di vivere e non soltanto di esistere. Abbracciate la vita con tutte le sue contraddizioni, i suoi demoni e le sue rinascite, ma con passione e curiosità. Arrivare è un'impresa ardua perché abbiamo bisogno di cure e della relazione, quella che voi avete ricevuto dai vostri genitori crescendo. Voi siete protagonisti della vostra vita, avete in mano un copione inedito, con l'obiettivo di dare qualcosa di bello al mondo, seppur lottando per realizzarlo. Siete andati oltre, arricchendovi di interessi diversi dal consueto, permettendovi di accogliere il nuovo, spalancando le porte alla solita visione ristretta degli occhi. Chi non è in grado di vedere prospettive diverse, di ascoltare opinioni differenti, di andare oltre la propria limitata esperienza, perde l'opportunità di vivere con pienezza. Seguiteli questi vostri sogni, fate che siano irrinunciabili, ostinati e testardi. Rinchiudeteli dentro il pugno e stringetelo forte, così che nessuno possa farveli sfuggire. Pensate a quale traccia volete lasciare e a quale differenza volete appartenere. Volate il vostro volo fino ad arrivare alle stelle, non per desiderarle, ma per considerarle, come abbiamo fatto noi stasera con voi. Noi ringraziarvi desideriamo per il vostro coraggio. Noi guardiamo al domani pensando che la nostra salvezza siete voi. Papa Francesco ha detto: usate gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Non mollate mai, non rinunciate alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile. Auguri. Grazie Maria Armando, bravissima.
Grazie. È stato scritto da lei questo monologo, lei me l'ha presentato come un monologo sul coraggio, però è anche un monologo sui sogni. Quindi il sogno, dopo tanti anni di amici del teatro, qual è il sogno e quali sono i progetti? Perché bisogna guardare avanti. Certo, certo, è un grande sogno. Tempo fa un premio Mediterraneo realizzato dal Mario Lamboglia, qui presente, c'era un presentatore molto noto che... Applauso. Applauso e lo ringraziamo. Grazie Mario. C'era un presentatore molto noto che adesso non c'è più e mi ricordo che noi abbiamo fatto uno sketch teatrale e alla fine mi ha chiesto, dice: Maria Pia, ma tu hai un sogno nel cassetto? E io ho detto: sì, voglio un teatro alla Uria. Ci siamo. Lui dopo, dietro le quinte, mi ha detto: ma io pensavo dicessi, dice, ah, voglio diventare un'attrice, il mio sogno è quello. Dico: no, io voglio stare qui sul mio territorio e voglio fare teatro qui. Benissimo. Grazie Maria Pia. Grazie anche di aver collaborato con questi pivelli, perché è stata dura per te, immagino.